Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Tre rinnovi in una settimana per la Samb. Dopo i difensori Patrick Herrice e Davide Di Pasquale, ha firmato anche Federico Angiulli. Il centrocampista, il cui contratto scadeva nel 2022, ha prolungato di un'ulteriore stagione, dunque fino al 30 giugno 2023. Dichiarazioni affidate al sito ufficiale rossoblù e poi sui social per Angiulli, che ha voluto idealmente rifilare un paio di schiaffoni alla telenovela del mese scorso, quando su di lui era piombato il Cesena. Il primo è l'immagine della corsa in bici sotto la pioggia per firmare il nuovo contratto. Il secondo è il "per sempre uno di voi" scritto su Instagram. C'è molta meno poesia nell'esordio bis di Paolo Montero sulla panchina della Samb, con tre partite in una settimana. Domani subito il Mantova alle 17.30 e Samb letteralmente a pezzi. Non solo i quattro squalificati, a partire proprio da Angiulli, al quale faranno compagnia D'Ambrosio, Cristini e D'Angelo, ma anche gli infortunati Maxi Lopez, Sciacca Mauli, Lavilla e Bacio Terracino, e poi Scrugli fuori lista, e poi l'argentino Ivan Rossi, che non è ancora pronto. Montero riproporrà subito la difesa a 4, e a 4 dovrebbe giocare anche in mezzo, con Fazzi e Trillò sugli esterni e probabilmente con Lombardo al fianco di De Sanzio. Ruben Botta invece agirà da seconda punta in coppia con Lescano. E su tutti i campi della Serie C verrà osservato un minuto di silenzio in memoria dell'arbitro Maurizio Mattei, morto a 78 anni a causa del Covid. Mattei, nell'agosto 1985, arbitrò la partita inaugurale dello stadio Riviera delle Palme tra la Samb e il Milan.